Ciao, sono io, Poligamer, e mio dovere è informarvi che potete convocarmi iscrivendovi a questo canale. Contattatemi 3 volte e vi concederò un video speciale. Vi do il benvenuto di nuovo qui sul canale di Poligamer Zone, il Luading come sempre pronto per un nuovo episodio. E questa volta si ritorna finalmente su WWE 2022, terminando finalmente l'avventura che ormai avevamo lasciato in sospeso a causa del carissimo trasferimento di zona. Allora ragazzi, rimangono 2 cose ancora importantissime all'interno di questo gioco che mi interessa farvi vedere. La prima cosa è lo showcase da parte del nostro carissimo Rey Mysterio, che ovviamente l'avete visto ultimamente in modalità senza audio, senza video e senza niente, soltanto un gioco proprio fadilico, è tutto. Allora, in poche parole, all'interno di questo fantastico gioco rimane anche l'universo, ma diciamo che l'universo non ha molto senso, quindi terminata la mia ascesa e terminato lo showcase, passeremo alla WWE 2020. Mi raccomando, siamo adesso a NXT. Eravamo arrivati al punto del caro Hulk Hogan, un punto davvero molto importante per noi gaming. Diciamo che certe cose vanno completate e certe cose forse non vanno completate. Ma cosa sta succedendo? Doveva essere un'occasione per Hulk Hogan di salutare i tifosi giapponesi. Così ha oltrepassato il limite. Sono d'accordo, ma magari poteva anche evitare di chiedere a una superstar di punta di NXT chi è. Non dico che lo giustifichi, ma è nato dove... Che cazzo ha detto? Che Will Regal vorrebbe mantenermi? Will Regal non ha capito che io lo potrei spezzare e spezzargli completamente l'osso del capocollo. Generalmente Hulk Hogan è stato portato in ospedale in Giappone per accertamenti. Una volta dimesso ritornerà negli Stati Uniti per ultimare il suo recupero e non partecipa quindi alle date rimanenti del tour. Verranno immediatamente presi provvedimenti disciplinari, ragazzi. Mi prendono provvedimenti disciplinari, non ho fatto niente di particolare. Nei confronti di Roberto Paul 99, in seguito al suo vergognoso attacco alla leggenda di WWE Hulk Hogan, una sospensione e una bella multa, tanto per iniziare, nel valsa la pena. Quando ero piccolo Hulk Hogan era il mio eroe, non permetterò che tu la passi liscia, Roberto Paul 99. Reintegratelo, così potrò affrontarlo nella prossima data del tour giapponese. A ripensarci bene, vedere Kushida che ti rompe il braccio davanti ai fan giapponesi sarebbe una punizione molto più efficace. Roberto Paul 99, niente più sospensioni, il match è accordato. Se pensi che ciò che ho fatto al tuo eroe sia stato vergognoso, aspetta di vedere quello che farò a te. Chi vivrà, vedrà. Mannaggia, non so, ma questo mo da dove è uscito? Dall'uovo di Pasqua. No, ma che certi personaggi, no, ma io ne capisco. Madrid, dei problemi mentali. Tu potevi stare così bello a casa nel lettuccio a non fare niente, ma bello e buono può venire vicino a me, vicino a Poligamer, Zone Loading, che ha fatto il culo a Age. Non è vero, Age me l'ha fatto lui a me, però l'ha fatto a Seth Rollins. Roman Reigns, stiamo parlando. Cioè, tu chi sei? Ma chi sei? Ma chi sei? Ma dove sei uscito? Ma va a vendere i sacicci, no? Capita sta ciccia. Nah, è tutto fumo niente a roast, chi sto e boom. T'azzecchino un capocino, dove ci arriva o prime maggio, o arriva o prime maggio. Prime maggio, me cagnata. Che è successo? Chi è? Oh, è ancora vivo nonnino. E tu hai appiato in zio, non sei ancora qua, stai ancora pensando a me. Chi da vecchio? Ma che ti... Andasci, mancavo solo... Oh! Dai, città, e fa qualcosa a me? Non c'è chance, ma da già proprio... Bello, Poligamer. Bello, Poligamer. Stai piacendo, fatelo dice. Eh sì, un fenomeno. Un fenomeno, Poligamer.
Sin un fenomeno dalla terza corda e si è fatto male. Ci vediamo a fine match. Ah no, allora ragazzi, no, forse no perché tengo un bro kick, ho visto. Se questo me lo lascia ovviamente svolgere correttamente. No, dai, ti ha già fatto niente, mamma mia. Ti ha già fatto una carizza. Pidi su bro kick, è stato zitto, eh. Non mi mettere a fa'. Ah, con un bro kick ti ho steso. Ma dove volevi andare? 5 minuti. Ne è durato niente questo match. WWE è venuto. Poi è venuto nonnino. Che è venuto a fare nonnino col Cuba? Cioè, posso piazzare, zio? Sta a casa in Duliet. Ma da fastidio a me. Nonnino. Non potevo lasciare che i miei Hulkamanicans giapponesi mi vedessero per l'ultima volta in quelle condizioni. Sono ancora qui, pronto a combattere. E ora so chi sei, Roberto Poli 99. Un codardo. Saresti dovuto salire sull'aereo quando ne hai avuto l'occasione. Ma devi stare sempre sotto i riflettori. Non cedo di fronte a nessuno, perché non trovi qualcuno che possa unirsi a te e a sfidare me e Kushad nell'ultima data del tour giapponese? Così potrò salutare degnamente i miei Hulkamanics nipponici per l'ultima volta. Sarebbe un onore far coppia con te, ragazzo. Accettiamo. E così mi dai l'opportunità di umiliare una superstar ossessionata in modo fastidioso con gli... con gli anni 80 è una leggenda che è direttamente un ottantenne. Mi piacerebbe avere l'opportunità di saldare il debito che ho con Kushad e sconfiggere il fasso americano. Affare fatto, eliminiamoli e cementiamo il nostro Escobar. Cosa farai quando Hulkster e Kushad si scatereranno contro di te? Ma aiuta a vendere i friari. Lui si scatenano, hanno scatenato l'ira del combattimento. Cioè, c'è tellore, io ancora non capisco, raga, ma io ancora non capisco. Cacchio, cioè, guarda, veramente più avanzivo, no? E ancora si permette a lottare. Ma poi chi è Escobar? Escobar di sera. Ma... Escobar, ma cazzo è nom? Oh, è un metro e nuovo su Cuba, buona, è un vestito, buona, la quanta è buona, mi sangiotti, eh. Se solo è questo. Magari è come a Dre the Giant. Enorme. Beh, ci vediamo a fine match, raga. Dai, non ci fatti niente. Cioè, ma veramente pensavo di vincere il Kugan? No, cazzo, mi sono tutto ghiagnendo. Volevo un po' triste. Oh, Kugan, e qual è? Ah, visto che non era né arta sui, raga, che è un problema. Quando vedono che non è arta loro, no? Non preoccupatevi, miei piccoli Hulkamaniacs. Sono già stato mandato al tappeto, ma mi rialzo sempre. Almeno ora sai il mio nome dell'uomo che ti ha mandato al tappeto. Il mio. Mamma mia, Polygamer si casa proprio. Ehi là, sono sempre impegnato. Volevo dirti una cosa. Tu non hai diritto a servirti, ricordo che io... come te devo andare di nuovo. Non te sta zitto, non vuoi fare niente. Ogni tanto compare, il mio cane ha più milioni di me. Non importa nessuno, e basta con queste maiuscole. È stupido. E allora perché le usi anche tu? Ti stavo mostrando quando è stupido. Ti mostrerò sul ring quando sei stupido. Ho un altro match in programma, poi prenderò a calcio Lei Locan. Ma... niente rotto. No, vabbè. Io non capisco certe cose. Vabbè, che io NXT non lo seguo tantissimo. Ma chi sono sta gente? Ma risuscita da lui e Pasqua e tu quando? Non so, c'è chi è soppesa della WWE. Esco, no. Oh, è che ringa. Che è che lui così gialla? Bella però, mi piace. Giallo, color d'oro.
Ma mi piace. Vediamo un po'. Trent. Ma non dovevo picchiare a quell'altro. Non lo sa, ci cagava tra un sacco d'oro, giustamente. Comunque scendere in un profilo basso come NXT dopo essere andata a SmackDown e a Raw e aver vinto tutto è un po' umiliante, forse. Non lo so. Anche perché li vedo scarsi. Gli tolgo un sacco di vita. Ma ragazzi, ci vediamo a fine match. C'è un broken compaccio. Oh, ha resistito, zitto, zitto. È capito a Trend. Azzo, Trend. Asi forte, fatto l'origine, Trend. Asi poco forte, zio Trend. Conosci questa mossa? Sì, la conosci. Asci uno tuono, asci uno. Basta, ma come fuoco la mano? Ogni tanto mi vuole una pacca, ma non ci riesce. Ma che sta facendo? Abbiamo mandato manicomio. Andiamo, vai, schini. È morto. No, no, zitto, zitto, resiste. Ui, si è alzato proprio la zia Undertaker. Peccato che subisce le spear, no, come Undertaker, però. Pensi che è il momento di andarsene andando. Vabbè ragazzi, io non... Ma no, cosa sta succedendo? Sto stanno fottendo un cancello qua. Zio Poli è tornato. Mamma mia raga, sono il peggior lottatore di NXT. Potrebbe battermi anche il cane di Only Lokan. La mia faccia assomiglia alle chiappe di Rikishi. Non piaccio neanche a mia madre. Only Lokan è il lottatore preferito di mia madre. Ho lo stesso odore di una scorreggia intrappolata in una battaglia da 200 anni. Only Lokan vincerà contemporaneamente tutti i titoli della WWE, anche quelli delle donne. Grazie per i complimenti, ma forse secondo me dovresti mettere un pin al telefonino. Non ho scritto niente delle cose che sono apparse nel mio account. Ero sul ring quando sono state postate. C'è chiaramente lo zampino di Only Lorcan. Sono innocente. E poi come sappiamo che sei davvero tu adesso? Forse dovremmo discuterne di persona. Madonna, c'è chi ha fatto una tua mongolura in campo. Madonna mia. Ma le storie proprio qui a NXT se le potevano inventare un po' meglio. Cara, sembra che volessi vendicare dopo che Only Lonkin ha preso in prestito il suo telefono. Ma tu lasci il telefono con la scrivania, come si sta divertendo, lo sappiamo, sappiamo, come si diverte. Un telefono, se c'è caso, un telefono mio. Si essere stato dando tempo, ma adesso a pubblicare le tue stupidaggini. Ma che deficit, il telefono è tuo! Ma tu tieni veramente un problema tecnico. Hai rotto il tuo telefono perché quello ha detto. Scusa, come ha fatto a prendersi il profilo, no? Mi hanno pestato nel backstage, ma peggio ancora, il mio telefono è andato distrutto. Ah, è il tuo. E ho perso per sempre i messaggi vocali di mio nonno, che non c'è più. Non si fa così. Te lo sei meritato, ma non sapevo nulla delle altre cose. Come hai intenzione di rimediare? Non posso riportare in vita tuo nonno. Che dovrei fare? Comprami almeno un telefono nuovo. Devo prepararmi per un match. Non posso perdere tempo con queste idiozie. Va bene, te lo ricompro. Così la smetti di frignare. Ok, ma non siamo ancora pari. Ci ha giaccattato pure il telefono. Mannaggia, mi sembra tutti i soldi che guadagni. Ma ti ha giaccattato io il telefono. Ma poi sai, esiste il backup. Potevi salvarsi tutti i messaggi. No, ma purtroppo non ci arrivano. Non male, se stai NXT, no? Ma peccato vero, ma pare che scemi di lullare o performance center, chi si? Magari è chi si? Dai, si tenne i capelli, cazzo i capelli che ti... Come quasi i miei fossero bellissimi, tra l'altro. Ma non è, sta gente inutile proprio. Che solo un buffetto mi sta chiappando quando c'è cominciato questo combattimento. Ehi, ne sta piando un buffetto uno. Ma ne piando proprio un suplex. Ti sei suplexizzato? Ti è piaciuto il suplex? Lo vuoi un supplì? Lo vuoi un supplì? Ehi, è chiappato un supplì in faccia. Ci vediamo a fine match, ragazzi.
Uomo male da schi. Ma proprio non capisco un faccio, c'è già scappato. Oh, zitto, zitto, è cassa la resistenza. Di chi fosse sta gente? Capellone lo chiamavano. Ma oh, c'è già scappato una spiarra. Vabbè, ah, buonanotte. Annanna. Annanna, gli ha accattato il telefono a kill. Che cosa? Ho detto un match, ci ha accattato il telefono. Telefono era una Wii, era un Samsung, credo. LG. O era proprio un Motorola. Sono curioso di capire che telefono era. Mi sono inventato che mio nonno è morto. E adesso ho detto poi no, dai, mi compro un telefono nuovo. Caspita, hai proprio toccato il fondo, te lo farò pagare. Intanto ti ho già fatto pagare il cellulare nuovo. Che leone da tastiera, vedremo se avrai ancora voglia di ridere sul ring. Ci ho già fatto a pezzi una volta e lo rifarò con piacere. Sono d'accordo, le questioni va risolto con un match la prossima settimana NXT. Va bene, mio nonno è vivo e mi vedrà combattere con Roberto Poli 99. Ciao nonno. E vedrò pure un nipote che ha acchiappato anche il futuro, se sei d'accordo, no? È strunzata quando è iniziato tutto sto show. Ma ho il decimo minuto e ne ho visto una cosa seria da parte sua. Manco una. Ah, ma se può uscire pure l'arena, che ci sta una stand e porta, cosa? Attenzione a Holly Holly. Ah, ma io a tuo nonno. Ah, suo nonno. Ah, andiamo a tuo nonno, eh. Tuo nonno, Udino. E tu potenivo. Ah, suo. Come ore uno. Ci ha fatto vedere una cosa, eh. Andiamo fuori lo ring. Non ci fate niente, no. Ah, sono. Oh no. Pure al nipote, da. Mi dà il nipote, dai. Un nipote dovevo venire a trovare. Ah, sono. Nicca che tutto giù. Pienza da cagato proprio, no. Vabbè, ragazzi, vediamo a fine match. Poi se troviamo nonno, faccio vedere. Oh. Si è fatto male, vai. Non era qualcosa si spaccava la capo, però quando ci lanciava la mizza. E mai mi mettono in sti barricate, belle e buone. C'è anche che barricate di fierra. Ma che è passato Poli Gamer, belle e buone? Mi è uscito di un'uscita. Ma c'è un cazzo sotto all'abitra. Ma voglio... Ma non vuoi cosa anche? Sta scendo i sangue, fa pure scenare. Proprio sceneggiata napoletana. Vabbè, eh. Sto ingazzando, ma Spezza la coscia. Tutto tranne la coscia, no? Ma io non ci capito perché mai ci sono armati la faccia. Continuerò a non capirlo, sta cosa. Ma, 1, 2 e 3. Adesso, ho nipotino aperto. Capito, ci ti voto, no? Vecciccato. Guardate, ma io, guardate, ma... Ma capiato, bello e buono, una botta in faccia. Quando è riuscito tutto rosso, quindi mi ha colpito. Ho stesso i schigi di vetro, non hai già capito sta cosa. Poi è buono, è uscito il song. Tenevo l'occhio fragile, faccio me. Vabbè, se è terminata sta storia, sta specie. Sì, è finita. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Vediamo giusto per sfizio, kite. Congratulazione, scherzo, i messaggi privati non li scrivo in maiuscolo. Volevo ancora ringraziare per il telefono nuovo. Hai l'opportunità di competere per NXT Nord America Champions. Se ti interessava fammi sapere. Volevo accordarmi un match contro Damian Priest. Non proprio, prima dovresti vincere un triple three. Poi affronterai Priest con il suo NXT Nord America Champions in palio. Che ne pensi? Ci sto. Mi faccio partecipare al triple three match. Perfetto, in bocca al lupo.
Avete capito, raga? Tutto questo prossimamente, se lo volete vedere, venite. Se non volete vederlo, non venite. Semplice. Nessuno obbliga nessuno, però se venite, mi fate un favoretto.